Spoleto che giocherà in trasferta sul parquet di Reggio Emilia. Sono iniziati i playoff, promozione in Serie 1 e la Monini ha esordito con un successo in casa in attesa di gara 3 per quanto riguarda la semifinale scudetto. Dopo la vittoria di Trento in gara 1 per 3-1 e quella della Sirse Feti Conad in gara 2 sempre per 3-1, si torna a giocare a Trento sabato prossimo fra una settimana, dunque i playoff si interrompono, ma oggi era in programma conferenza stampa molto importante, quella a Roma della Sirse Feti con il presidente Gino Sirci, vicino a lui anche il presidente del CONI nazionale Giovanni Malagò, per fare cosa? Per presentare il più grande evento sportivo umbro correlato alla SIR ovviamente degli ultimi anni, cioè la Final Four di Champions League. Dovremmo essere in collegamento con il presidente Gino Sirci, che è il presidente della squadra secondo me più amata d'Italia, probabilmente ancora non lo è dal punto di vista delle vittorie, manca ancora questo primo grande successo, anche se stiamo parlando di una squadra ormai a livelli altissimi da alcune stagioni, manca il primo trofeo, ma è certamente per i campioni e per la simpatia più amata d'Italia. Presidente, com'è andata questa conferenza stampa a Roma? Sì, essere lì in quella sala giunta del CONI con le bandiere dello sport italiano alle mie spalle, con lo scudetto del CONI Italia alle mie spalle accanto a Malagò, mi ha fatto pensare, accidenti, essere qui bellissimo. Se mi guardo indietro, quanta strada abbiamo fatto noi della Sirse Feti Conad, Sicoma, Colussi, Perugia. Bellissimo, bellissimo. Una grande soddisfazione che, voglio dire, fa fare bella figura soprattutto sì a Roma 2017, ma soprattutto a quelli di Perugia che siamo noi, che stiamo organizzando questa grande kermesse. Ecco Presidente, la vostra è una squadra veramente molto amata. Si spiega le ragioni di un amore così, così grande anche da parte di tifosi della pallavolo che non sono umbri? No, è certo, e noi siamo l'unica società in Italia, l'unica squadra in Italia che ha la colonna del nord, che viene, quindi un sacco di tifosi, tanta gente a vederci dal nord, cioè da fuori regione, cioè ci amano e ci tifano proprio indossando le nostre magliette, comprando i nostri gadget, eccetera eccetera, perché appunto ci amano. Quindi siamo l'unica, diciamo, società che ha tifosi da fuori regione, dal Veneto, dalla Lombardia, dalla Puglia, dalla Campania, da quelle che sono anche parte dell'Emilia Romagna, quindi Reggio Emilia, eccetera. Quindi stiamo veramente spopolando. Bene, bene, bene. Senta, un'ultima cosa, un'ultima considerazione. Non so i contenuti della conferenza stampa che si è terminata, che si è conclusa pochi minuti fa. Ecco, avete annunciato qualcosa in particolare, soprattutto la curiosità legata al grande sponsor? Beh sì, è stata, diciamo, la prima volta che è venuta fuori una Champions League che ha un title sponsor, quindi questa era una conferenza stampa per sigillare un'unione tra Sirse Feti Conad Perugia, Sicoma Colussi Perugia e IHL. Quindi questo tipo, diciamo, di simbiosi, di unione è appunto stata celebrata oggi, annunciata oggi con tutti i crismi, eccetera. Quindi l'evento principale è stato la discesa in campo di DHL, un ritorno della DHL come sponsor, diciamo, di un evento sportivo dopo che si era ritirata l'anno scorso. Io ho fatto, diciamo, riferimento come un quadro restaurato, un loft, un casale restaurato, perché l'avevamo perso e adesso è stato, diciamo, ripreso, è stato ridato vita a questo oggetto, quindi a questa società che è potentissima e che comunque, diciamo, era un peccato che era fuori. Adesso DHL è ritornata dentro, speriamo anche noi, quindi, oltre che in questa occasione con Roma 2017, ma anche in altre occasioni future, di poter collaborare e quindi fare in modo di trarre vantaggio da quelle che sono le passioni sportive della DHL e quindi quello che sono anche le fortune economiche, ecco. Perfetto, tra l'altro voglio ricordare ai nostri telespettatori che DHL è stato sponsor, main sponsor di Modena fino all'anno scorso, la quale si è laureata campione d'Italia nella finale contro la Siri, quindi l'avete convinta a tornare a sponsorizzare la Champions League con la possibilità di continuare la collaborazione, se ho ben capito, con Perugia. Esatto. Vabbè. Perfetto, in bocca al lupo Presidente, grazie. Grazie a lei, grazie, crepi il lupo.
Grazie al presidente Gino Sirci e con questa bella notizia si chiude la nostra pagina sport. Grazie per averci seguito, arrivederci.